Benvenuti alla lettura della seconda parte della conversazione numero 10 tra Jorge Luis Borges e Osvaldo Ferrari, dal titolo Su Ricardo Giraldes. La volta scorsa eravamo arrivati al punto in cui Borges racconta del suo incontro con Ricardo Giraldes. Dunque, Borges stava dicendo: Giraldes abitava in un albergo in via San Martín. Non ricordo come si chiamasse. Si trovava tra le vie Cordova e via Monte. Dunque lo conobbi lì e fu per uno stratagemma di Brandán Carafa. Era venuto a trovarvi e mi aveva detto di aver parlato con Pablo Rojas Paz e con Giraldes della possibilità di fondare una rivista in cui fosse rappresentata la gioventù letteraria di quel tempo. Parlo dell'anno 1925 o 26, ma le mie date sono sempre vaghe, e che si erano accordati e avevano detto: nella rivista non può mancare Borges. Io mi sentii molto lusingato. Mi condusse all'albergo dove si trovava Giraldes, il quale mi disse: sono molto lusingato. So che lei ha parlato con Brandán Carafa e che hanno pensato che in una rivista di giovani io non potevo mancare. Osvaldo Ferrari dice: così fu fondata Proa. Sì, conferma Borges, così cominciò Proa. Poco dopo venne Pablo Rojas Paz e mi disse: sono molto lusingato. Io allora guardai Brandán e gli risposi: sì, abbiamo parlato con Brandán e con Ricardo Giraldes e abbiamo pensato che in una rivista di giovani lei non poteva mancare. Insomma, grazie a quella menzogna a fin di bene di Brandán Carafa, divenimmo amici tutti e quattro e fondammo la rivista Proa. La cosa ci costò un piccolo sacrificio. Eravamo quattro e ciascuno di noi dovette mettere 50 pesos. Così si fece la rivista, che costò 200 pesos, e se ne stamparono 200 copie. Divenni molto amico di Giraldes, che diventò intimo in casa mia. Ricordo che una volta che era venuto a pranzo da noi, mia madre gli rammentò che aveva dimenticato la sua chitarra. La suonava molto bene e cantava al modo della campagna. E Giraldes disse: l'ho lasciata di proposito. Io parto tra poco per l'Europa e vorrei che qualcosa di mio restasse in questa casa. E per questo motivo, con grande delicatezza, aveva lasciato la chitarra. Noi la tenevamo in casa e quelli che venivano a trovarci la suonavano, perché in quel tempo c'erano molti che suonavano la chitarra, mentre ora è abbastanza raro. Ora comprendo, dice Osvaldo Ferrari, comprendo meglio quello che ha voluto dire parlando della cortesia di Giraldes. Sì, conferma Borges, aveva di questi tratti molto fini, molto delicati. Davvero. Ricordo, continua Borges, di aver conosciuto la biblioteca di Giraldes. Ricordo le due sale, una delle quali ospitava le opere dei simbolisti francesi e belgi e tutta l'opera di Lugones. Giraldes aveva un culto per Lugones, come l'ebbe tutta la mia generazione. Lo attaccavamo a volte, ma era per difenderci da quel culto, perché fosse meno evidente l'influenza che Lugones esercitava su noi. Nell'altra sala non c'erano che libri di teosofia, come ad esempio il libro di Madame Blavatsky. Erano tutti in francese. Parlai un po' dei tedeschi a Giraldes, ma lui aveva conservato i pregiudizi della guerra del 14 e pensava: ma sì, i tedeschi, teste quadre, che cosa possono capire? Fu inutile che Xul Solar e io gli ripetessimo che quasi tutti gli studi che erano stati fatti, per esempio sul buddismo, erano di scrittori tedeschi. Lui i tedeschi non li ammetteva. Erano idee che si professavano al tempo della prima guerra civile europea, quella del 14-18, che ora si chiama guerra mondiale.
E per inciso, io trovo molto particolare che si chiamasse la Prima Guerra Mondiale come Prima Guerra Civile Europea. Questa è una cosa che io non avevo mai sentito. Ma continuando con Borges, dunque io ricordo la cortesia di Giraldes e anche la sua ironia. E poi il culto dell'amicizia. Giraldes era molto amico di Valéry Larbaud, uno scrittore francese ora alquanto dimenticato. Ebbene, ogni volta che si parlava di Paul Valéry, Giraldes fingeva di credere che si trattasse di Valéry Larbaud. Bisognava ogni volta spiegargli che si stava parlando di Paul Valéry. E lui diceva: "Ah, quello snob!" Ma non per ostilità contro Paul Valéry, per fedeltà a Valéry Larbaud. Perciò uno dei braccianti di Don Segundo Sombra si chiama Valerio. Era come un saluto che Giraldes mandava a Valéry Larbaud. È interessante, commenta Osvaldo Ferrari, quello che lei dice dell'iniziazione di Giraldes alla teosofia e alla mistica. La teosofia lo interessava molto, dice Borges. Perché in certo modo, dice Osvaldo Ferrari, Giraldes applica quelle teorie al nostro paesaggio. È vero. Per esempio, continua Osvaldo Ferrari, nel libro Il sentiero, questo si nota chiaramente. Perciò prima le dicevo delle dimensioni che Giraldes dà alla pampa, probabilmente applicando le sue conoscenze teosofiche e mistiche al nostro paesaggio. Sì, conferma Borges, è un'interpretazione verosimile. Queste cose lo interessavano molto. C'è un capitolo di Don Segundo Sombra nel quale credo mi abbia detto Giraldes che Don Segundo esorcizia un indemoniato. E aggiunse: nelle modeste possibilità di Don Segundo non posso andare oltre, ma io credo che si possa essere posseduti da spiriti maligni. Credeva in queste cose, non era cattolico, quello che lo interessava era la mistica e soprattutto la mistica dell'India. Ne è una prova il fatto che la sua vedova, Adelina del Carril, andò a vivere nel Bengala, stette lì 10 anni e adottò un bambino che poi si portò qui. E Osvaldo Ferrari, in un altro suo libro, che lei ricorderà, un libro di giovinezza, Raucho, ah sì, dice Borges, era un po' autobiografico, credo. Sì, conferma Osvaldo Ferrari, lì c'è come un confronto, così lo si potrebbe vedere, tra americanismo ed europeismo. Raucho scopre l'Europa e poi riscopre, ma dopo aver scoperto l'Europa, la propria terra. Crocifisso di pace, così credo termini il libro, dice Borges. Nella sua terra di sempre, cita Osvaldo Ferrari e Borges, sì, ricordo, nella sua terra di sempre. Giraldes insisteva nell'usare in modo un po' aggressivo francesismi, alcuni abbastanza brutti. Lo faceva un po' come una sfida, perché non voleva essere, lui e sua moglie dicevano così, scrittori di tendenza gallega. Il termine veniva applicato a scrittori come Orihuela o Ricardo Rojas, i quali usavano giri spagnoli, che egli detestava, ma neppure usavano i Giraldes parole per così dire professionalmente sudamericane. Ora, io credo che se un argentino scrive con naturalezza, non scrive come uno spagnolo, perché siamo così lontani da loro che non è necessario cercare di essere argentini. Lo si è e basta. Se si cerca di esserlo, io lo feci un tempo, si nota subito l'artificiosità del procedimento. Quello che importa, dice Osvaldo Ferrari, dunque, è la naturalezza. Credo di sì, dice Borges, credo che noi naturalmente non somigliamo agli spagnoli, giacché lo spagnolo tende all'enfasi, all'interiezione, mentre argentini e uruguaiani tendono a quello che in inglese si chiama understatement, non troppo cioè, semmai meno.
La sobrietà, insomma, dice Osvaldo Ferrari. E poi, continua Borges, gli spagnoli tendono all'interiezione, alle esclamazioni, gli argentini al narrativo, all'esplicativo, proprio il contrario. Anche se, dice Osvaldo Ferrari, cade nel neutro, si tratta di un neutro sobrio. Sì, dice Borges, è questo. E l'interiezione si nota anche nella musica. La musica spagnola, soprattutto quella andalusa, è fatta di lamenti, di interiezioni, di gridi. Mentre io sono stato amico di cantori popolari, per esempio di Luis García, il loro modo di cantare somiglia piuttosto a una cantilena, a quello che in inglese si chiama sing-song, in cui non si alza la voce. Osvaldo Ferrari, ci fu un ingiusto ritardo nel riconoscimento di Giraldes. Se lei ricorda i racconti di morte e di sangue, ma non credo, lo interrompe Borges, che quei racconti meritino d'essere ricordati. Ma sono mirabili, splendidi, dice Osvaldo Ferrari. Forse a lei non piace il titolo, ma i racconti li ricorda? No, non li ricordo. Cercai di leggere Xamaica e non mi riuscì, mentre Giraldes credeva che quello fosse il suo libro migliore. Ricordo che dette a mia madre non so se il manoscritto o le bozze di Don Segundo Sombra, e la mattina dopo mia madre lo chiamò. «Che le è parso del libro?» chiese Riccardo, e mia madre gli disse: «Io aborro il tipico e il provinciale, tuttavia l'ho letto fino alle 2 del mattino». Allora, disse Giraldes, deve essere buono. Poi il libro si pubblicò ed ebbe l'appoggio dell'articolo di Lugones, che fu come la sua consacrazione. Ma fu, dice Osvaldo Ferrari, quasi nell'imminenza della morte di Giraldes, vero? Sì, conferma Borges, morì quasi subito dopo. Fu una cosa molto strana, quasi un effetto drammatico della gloria improvvisa. Prima Giraldes era stato quasi il prototipo del fallito. Poi si pubblica il libro. Lugones lo consacra. Giraldes va a Parigi dove subisce un'operazione. Aveva un tumore alla gola e muore. Non ricordo bene l'anno, credo fosse il 27. Il 27 o il 28, mi sembra, dice Osvaldo Ferrari. Deve essere stato il 27, dice Borges, perché Don Segundo Sombra si pubblicò nel 26, nella stamperia di Colombo a San Antonio de Areco, che poi si installò in via Ortiguera. Riccardo Giraldes, dice Osvaldo Ferrari, sembra condivida una caratteristica che abbiamo vista, per esempio, in un uomo come Lucio Marsilla, cioè la pianura, i salotti di Parigi e poi gran ballerino di tango. Lei mi diceva che probabilmente era stato... Credo di sì, dice Borges. E su questo piano un altro che ha avuto la sua importanza è l'autore di La Morocha, Saborido, Enrique Saborido. Io ero suo amico. Saborido non era un guappo, era un signore di Montevideo che era impiegato a Buenos Aires nella dogana. Ha lasciato 2 tanghi famosi, La Morocha, ricordato da Cariego e Felicia. Questa seconda parte della conversazione numero 10 si conclude qui, senza i consueti saluti di Osvaldo Ferrari e di Borges. Anche noi concludiamo qui, sperando di non avervi annoiati, e vi do appuntamento alla prossima conversazione. Arrivederci a tutti.